Siamo a Taranto, in via Falanto, in pieno centro cittadino. Per capirci, ci troviamo nei pressi dell'ex clinica Bernardini, a poche centinaia di metri dal mercato di Piazza Fadini. Beh, vogliamo rappresentarvi quest'oggi lo stato di decozione assoluto, di abbandono in cui si trova questo tratto, questa strada, con particolare riferimento ai marciapiedi. Beh, uno si domanda come mai i marciapiedi, la strada, versi in condizioni pietose. Ma forse esistono i cittadini di Serie A e i cittadini di Serie B? Forse esistono gli abitanti di A e di Serie B, quelli per i quali si rifanno le strade e i marciapiedi e quelli invece che devono vivere, devono giacere nel degrado, senza considerare poi che la strada, consentitemelo, si trasforma in un immondezzaio. Molto spesso si vedono proprio accatastati rifiuti, mobili vecchi, ma questo, per carità, attiene alla inciviltà dei cittadini. Però non è possibile che l'amministrazione comunale in tanti anni, questa amministrazione ma anche le precedenti in tanti anni, non abbiano messo in programma appunto il rifacimento di questi marciapiedi. Ripeto, il cittadino paga le tasse, vuole servizi, oltretutto si rischia di cadere, perché quando si ha un misto di catrame, mattoni vecchi di vario tipo, beh, non ci vuole nulla che un anziano cada, poi l'anziano cade e chiede i danni al comune. E il comune poi è costretto a pagare, ma quando il comune paga, paghiamo noi cittadini attraverso le tasse e quant'altro. Provvedete, signori, provveda, assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce.